Andamento con il segno positivo nelle partenze per aeroporti pugliesi, Porto di Bari e autostrade nella prima parte di agosto rispetto al 2013, con dati record tra l'8 e il 10 per transiti di auto e partenze e traghetti. Al Vuitila e l'aeroporto del Salento di Brindisi il traffico passeggeri è aumentato rispettivamente del 2,8 e del 7,5%, picco nei voli internazionali, più 6,6 allo scalo barese, il doppio in quello salentino, più 12,8. Cosa trascinano i voli low cost? Soprattutto i collegamenti con le grandi capitali europee e soprattutto il brand Puglia. Gli arrivi stiamo registrando in coming di giornalieri di 7.500 persone al giorno. Continueremo questo trend fino alla fine del mese. Questi voli alla vigilia di Ferragosto per Parigi, Londra e Rodi. Traffico intenso ma regolare, salvo un incidente mortale a Canosa su strade e autostrade, con picchi ormai da anni tra l'8 e il 10 agosto, 2 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Traffico però composto e ordinato. Traffico non ha delle punte che ci mettono in crisi o mettono in crisi il traffico, ma si diluisce meglio nel corso della giornata. Quanto agli arrivi? Sabato prossimo ci sarà altra gente in arrivo, comincerà una parte del cosiddetto controesodo. Attenzione alla distrazione alla guida, questa rimane una delle cause principali degli incidenti stradali. Aumento medio del 3% di passeggeri nel porto di Bari, primo al sud, a farla da padrona l'Albania con un più 11,8%, in calo Grecia con meno 21%. Gli arrivi, spiega il presidente Mariani, sono attesi dal 20 agosto, ma si andrà avanti fino al 10 settembre.